GF15, Filippo parla della storia con Lucia, il reality non è la realtà. L'ex concorrente del Grande Fratello 2018 a Mattino 5 ha ammesso di non provare amore per la commessa romana. Consueto spazio dedicato al popolare programma televisivo Grande Fratello 2018, che sta per giungere al termine. Ieri, a Mattino 5, l'ex concorrente Filippo Contri ha parlato di Lucia Orlando, con la quale ha intrapreso una relazione sentimentale nella casa di Cinecittà. Il gesto d'amore del consulente finanziario romano. Il secondo eliminato della penultima puntata della trasmissione condotta da Barbara D'Urso, cioè Filippo Contri, il 31 maggio 2018 ha catturato le attenzioni dei fan, poiché sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato la fotografia di un nuovo tatuaggio. In particolare, il consulente finanziario si è fatto incidere, in modo indelebile, il nome Lucia su un piede. Dopo aver visto il post dell'ex inquilino del Grande Fratello 15, numerosi utenti dei social hanno pensato che potesse essere dedicato esclusivamente alla commessa romana, attualmente ancora inquilina della casa più spiata d'Italia, in attesa della finale. In realtà, è bene precisare che anche la madre di Filippo ha lo stesso nome della Leffina. Filippo Contri, non sono innamorato di Lucia. Purtroppo Filippo Contri, anche se ha dimostrato per l'ennesima volta di essere veramente interessato a Lucia Orlando, nel salotto televisivo di Federica Panicucci ha fatto delle rivelazioni che non sono passate inosservate ai telespettatori. Nello specifico, l'ex Peffino, dopo aver detto che la vita fuori dal GF15 è diversa, ha aggiunto di non essere certo che la sua storia d'amore con la commessa romana continuerà lontano dalle telecamere. Inoltre il giovane romano ci ha tenuto a precisare che il nome che si è tatuato sulla pelle non corrisponde soltanto a quello della Orlando, ma anche a sua madre. Infine Filippo, dopo aver svelato di ricevere ogni giorno dei bellissimi messaggi da parte del pubblico, ha fatto una missione importante, perché ha detto di non provare amore per Lucia. A questo punto, per scoprire se questa relazione avrà un seguito, o se è stata dettata dalle circostanze per superare il televoto al Grande Fratello con facilità, come sostenuto da numerosi ex inquilini. Non resta che attendere l'ultimo appuntamento serale con la trasmissione di Canale 5, al termine del quale finalmente Filippo e Lucia si ricongiungeranno. Per ricevere ulteriori notizie sulle trasmissioni in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset, ma anche sul mondo del gossip, è opportuno continuare a seguire il sito Blasting News, sempre aggiornato.